Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! L'anime Pokémon è sicuramente uno dei settori nei quali questo brand ha ottenuto la maggior popolarità, tanto che molto spesso i videogiocatori di adesso ebbero il loro primissimo contatto col mondo Pokémon attraverso la televisione e tuttora moltissimi bambini seguono la serie animata che, modernizzandosi e adattandosi ad una diversa generazione, è riuscita a distanza di più di 20 anni a mantenere quel livello di popolarità che al tempo guadagnò. Già! 20 anni ragazzi, 20 anni di storie infinite, immortali come Ash, che sembrano non invecchiare mai, come se si fosse fermato a livello di età alla primissima generazione. Certo, a volte viene disegnato in maniera che sembri un po' più grande come in Pokémon X e Pokémon Y, ma stagioni come quelle dedicate alla regione di Unima dimostrano come Game Freak tendi sempre a resettare il nostro personaggio, almeno negli aspetti fisici. Questo avviene per due grandi motivi principali. Il primo è che, in un cartone dedicato ai bambini, il personaggio di certo non può avere 30 anni la barba e la pelata, in quanto non verrebbe preso in simpatia dai giovani fan, mentre il secondo è prettamente logistico. Nessuno, infatti, aveva neanche lontanamente immaginato per l'anime Pokémon uno sviluppo così lungo, e nessuno lo aveva immaginato perché nessuno si aspettava così tanta popolarità. Come per tutte le serie, animate e non, Pokémon avrebbe dovuto giungere ad un finale preciso, ma per ragioni economiche, visto e considerato che i produttori si intascarono una barca di soldi, esso venne accantonato e la serie è proseguita fino ad adesso. E quasi sicuramente non si fermerà, potrà cambiare il personaggio principale, potranno cambiare gli obiettivi, potrà cambiare qualsiasi cosa, ma finché ci saranno così tanti bambini e non affezionati al brand, essa non cesserà mai e poi mai di essere prodotta. Ma come già detto, un finale venne scritto ed esso è stato rivelato dal creatore dell'anime Pokémon, Takeshi Sudo, il quale, morto nel 2010, tramite il suo blog condivideva i suoi pensieri sullo sviluppo dell'anime al quale egli aveva smesso di lavorare nel 2002. Un giorno Takeshi rivelò in uno dei suoi post il finale che venne scritto per la prima stagione Pokémon, un finale che ragazzi ha dell'incredibile. Sono passati molti anni ed Ash, ormai anziano, improvvisamente rimembra la sua infanzia, un ricordo storpiato, insomma una fantasia, nella quale il nostro personaggio compie un viaggio improbabile attraverso una regione accompagnato da creature immaginarie. L'amicizia che condivide con umani e Pokémon è in realtà qualcosa che nella sua vita lui non ha mai avuto, tuttavia da qualche parte nella sua mente, nel suo cervello, Pikachu e gli altri Pokémon stavano lì, il Team Rocket pure, ed improvvisamente la voce familiare della madre gli rimbomba nell'orecchio ricordandogli di prepararsi, che il giorno seguente sarebbe partito all'avventura. Ash si risveglia, di nuovo nel corpo di un ragazzino, ed energicamente esce di casa, andando a ricevere il suo primo Pokémon. Non prima però di lasciare agli spettatori una riflessione morale su questo finale. Questo non è un viaggio per catturare Pokémon o per diventare campione, ma per scoprire chi sono. Un viaggio per coesistere con gli altri. Insomma, sembra che il finale della serie animata non dovesse essere altro che un sogno nel sogno, come se l'Ash ragazzino avesse sognato un Ash anziano che a sua volta sognava il viaggio che Ash avrebbe fatto, come se visionando il suo futuro tramite un sogno, Ash avesse capito che sarebbe stato inutile passare le sue giornate in casa ad annoiarsi, ma che avrebbe dovuto iniziare a socializzare con le altre persone, a uscire, a guardare il mondo, e avrebbe dovuto farlo nella sua giovinezza, toccando il tema del carpe diem che da sempre è caro al genere umano, come dimostra la letteratura antica. Immagino che questo finale vi abbia sorpresi e non poco se già non lo conoscevate, quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Detto ciò ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale per non perdervi nessun video. A proposito vi invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed del canale e mi raccomando passate dai social in descrizione per rimanere invece sempre aggiornati sulle attività al di fuori di YouTube che compio. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.